Buonasera a tutti, il mio timer sono le 19, diamo inizio al consiglio comunale e ovviamente, come sempre, do la parola al segretario per l'appello. Buonasera a tutti, ringrazio il presidente per la parola. Inizio con l'appello. Pirani Francesco Simoncini, Stefano Presente. Presente. Taddeo Lorita, presente. Monte Buini, Marco. Assente. Longo Samuele, presente. Carpera Emanuele. Assente Magi Giorgio presente Calcaterra Mauro presente Latini Dino assente Zagaglia Filippo assente Pirani Damiano, presente. Olsaretti Angela, presente. Pesaresi Stefano, presente. Glorio Michela, assente. Andreoni Paola, assente. Pugnaloni Simone, assente. Assente Pellegrini Mauro Assente Flamini Eliana Assente Tirroni e Simonetta Assente Verdolini Maria Francesca Assente Donia Caterina Assente Spilli Tommaso assente. Sono presenti nove consiglieri. Bene, uh, a questo proposito, prima dell'inizio della seduta, il uh, segretario generale, dottor D'Angelo, mi ha chiesto di poter intervenire per una comunicazione importante ed urgente a tutto il Consiglio Comunale. Prego. Grazie mille presidente. Allora premesso che la convocazione del Consiglio Comunale dei giorni 22 agosto e 11 settembre 24 non hanno consentito l'apertura della seduta per assenza del numero legale la convocazione del Consiglio Comunale per la data odierna è da considerarsi come se fosse in seconda, con in seconda convocazione stante i medesimi punti all'ordine del giorno della seduta precedente visto lo statuto comunale il regolamento del consiglio comunale. Considerato che il regolamento del consiglio comunale non disciplina la seduta in seconda convocazione e dopo l'entrata in vigore del tuel, perché il decreto legislativo 267 del 2000, non è stato aggiornato con tale disposizione, si ritiene applicabile ai sensi dell'articolo 273,6 del tuel stesso, l'articolo 127 del decreto del, anzi, del Regio Decreto 1915 numero 148 il quale sancisce che le sedute in seconda convocazione siano valide con la presenza di numero 4 consiglieri. Atteso che la giurisprudenza amministrativa ha confermato quanto appena affermato con la sentenza numero 358/2016 TAR Veneto sezione prima enunciando quanto segue. In considerazione del vuoto di disciplina relativamente alle sedute di seconda convocazione, risulta coerente in relazione alle richiamate previsioni del decreto legislativo numero 267 del 2000 e quindi anche alla necessità di provvedere alla surroga dei dimissionari l'applicazione della disciplina recata dall'articolo 127 del regio decreto numero 148 del 1915 il quale sancisce la validità delle deliberazioni ove intervengano almeno quattro consiglieri. Tale opzione ermeneutica si giustifica dalla necessità di operare un coordinamento normativo tra fonti legislative e norme statutarie e regolamentari a fronte della mancanza di disciplina relativamente ad una specifica ipotesi. Dunque, l'opzione effettuata dal Comune Resistente – sto leggendo appunto la sentenza – della quale è stato dato atto nella deliberazione numero 31, che espressamente richiama l'articolo 127 del Regio Decreto 148 del 1915, appare immune dalle censure del ricorrente, atteso che non risultano violate le disposizioni statutarie né quelle del regolamento del Consiglio Comunale. Preso atto della disciplina normativa 5 esposta, della sentenza del Tarveneto e della necessità di operare un coordinamento normativo tra fonti legislative e norme statutarie e regolamentari. Il nostro regolamento e il nostro statuto non prevedono la seduta in seconda convocazione. A fronte della mancanza di disciplina relativamente ad una specifica ipotesi, quella appunto appena eh, trattata, il Presidente del Consiglio Comunale può dichiarare aperta la seduta. Allora, sulla base del parere legale, offerto ora dal segretario generale, apro la seduta. Il primo punto all'ordine del giorno sono le comunicazioni del sindaco. Prego sindaco. Non ci sono comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni. Interrogazione della consigliera comunale Andreoni in merito a politiche Consiglio. abitative. Prego, prego, prego consigliere Calcater. Sì, io eh, vorrei proporre di anticipare alcuni punti all'ordine del giorno, eh, punto 3, 4 e 5 relative alla surroga dei, eh, dei consiglieri a posto di Alberto Maria Alessandrini, Fili Ginnetti e Massimo Cingolani per garantire lo svolgimento democratico di questo consesso e rappresentativo. Grazie. Allora, sulla richiesta di anticipo posticipo di punti all'ordine del giorno deve eh, esprimersi un consigliere a favore e uno contro per un massimo di due minuti. Credo che il consigliere a favore possa essere considerato consigliere calcaterra. Se c'è un consigliere contrario all'anticipo dei punti 3, 4 e 5, gli do la parola. Non ci sono consiglieri contrari, per cui metto a votazione l'anticipo dei punti 3, 4 e 5 in luogo del punto 2, interrogazioni, interpellanze e mozioni. Allora, ehm, scusate, Avviata la votazione. Non ci sono voti mancanti. 9 su 9. Eh, non c'è, termina la votazione. Scusate, eh, ma ancora il software. È anche tanto che non facciamo più il consiglio comunale, quindi mi sono dimenticato. Allora, chiudo, no? Ok. Benissimo, anticipiamo quindi il punto numero 3, surroga del consigliere dimissionario, consigliere comunale dimissionario, Alberto Maria Alessandrini Passarini. Anche il 4 e il 5, poi di seguito. Surroga del consigliere comunale dimissionario Alberto Maria Alessandrini Passarini. Il Consiglio comunale, premesso che il signor Alberto Maria Pass Alessandrini Passarini ha presentato personalmente le dimissioni dalla carica di consigliere comunale assunte immediatamente al protocollo dell'ente con nota protocollo 27566 del 9824, dato atto che a norma del comma 8 dell'articolo 38 del tuo è il numero... 267-2000, le dimissioni presentate ed immediatamente assunte dal protocollo del Comune sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci, considerato che, secondo quanto dispone il primo comma dell'articolo 45 del TUEL 267-2000, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Visto che nella lista numero 6 Osimo Libera, cui appartiene il consigliere dimissionario, la persona che segue immediatamente l'ultimo eletto, la signora Fabiola Martini, riscontrata la insussistenza di cause di ineligibilità e di incompatibilità nei confronti della stessa, acquisito il seguente parere ai sensi dell'articolo 49, decreto legislativo 267-2000, parere favorevole di regolarità tecnica della dirigente di interim dipartimento, affari generali settore segreteria architetto manuela vecchietti udita la discussione sviluppatasi sull'argomento che adesso a cui adesso do avvio eh, per cui interventi a questo proposito non ci sono interventi udita la discussione sviluppatasi sull'argomento ah no dichiarazioni scusate di dichiarazioni di voto su questo questo punto non ci sono prenotazioni di dichiarazioni di voto udita la discussione sviluppatasi sull'argomento come la trascrizione integrale della registrazione della seduta che alla presente non si allega ai sensi dell'articolo 35 del regolamento del consiglio comunale con la seguente votazione pongo ai voti la surroga del consigliere alessandrini passarini con la con, eh, con la signora Fabiola Martini. Votazione avvia, eh, scusate, vota, ma... votazione sul punto ordine del giorno. Votiamo. Manca magi. Magi. Votazione eh, completata 9 su 9, termina votazione, la consigliera può entrare nell'emiciclo. Scusate, avevo lasciato il microfono acceso surroga del consigliere comunale dimissionario Achille Ginnetti il consiglio comunale no qui questo questo è chiaro yeah. Okay. No, grazie surroga del consigliere comunale dimissionare Achille Ginnetti il consiglio comunale premesso che il signor Achille Ginnetti ha presentato personalmente le dimissioni dalla carica di consigliere comunale assunte immediatamente al protocollo dell'ente con nota 25.573 del 9/8/2024, dato atto che a norma dell'articolo 8 del comma 8 dell'articolo 38 del tuel 267 del 2000 le dimissioni presentate ed immediatamente assunte al protocollo del comune sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci considerato che secondo quanto dispone il primo comma dell'articolo 45 del tuel 267 del 2000 il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto Visto che nella lista numero 4, progetto Osimo, a cui appartiene il consigliere dimissionario, la, la persona che segue immediatamente l'ultimo letto, è il signor Marco Fioranelli con la cifra individuale, la cui cifra individuale è stata 797, il signor Marco Fioranelli, con nota acquisita al protocollo comunale numero 27643 del 9824, ha dichiarato di non accettare l'incarico il successivo primo dei candidati non eletti nella suddetta lista è il signor Lanfranco Migliozzi, la cui cifra individuale è stata 775, riscontrata la di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dello stesso. Ha acquisito il, parere, il seguente parere ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo 267 del 2000, Parere favorevole di regolarità tecnica, la dirigente ad interim di Dipartimento Affari Generali, Settore Segreteria, Architetto Manuela Vecchietti, apro la discussione sulla surroga del consigliere Ginnetti con il signor Lanfranco Migliozzi. N non ci sono... In interventi prenotati, apro la discussione per dichiarazione di voto non ci sono in prenotazioni per dichiarazione di voto apro la votazione non c'è terminata la votazione eh, 10 su 10 eh, quindi la surroga del consigliere eh, ginnetti con il consigliere con eh, il consigliere lanfranco migliozzi è approvata prego consigliere migliozzi provvediamo ora al punto numero 5, surroga del consigliere comunale di missionario Massimo Cingolani. Il consiglio comunale, premesso che il signor Massimo Cingolani. Ah, scusa. Ah no, ho fatto questo qui, ho svegliato prima. No, ok. Già, okay. yeah, col computer non sono così. Allora, il Consiglio Comunale, premesso che il signor Massimo Cingolani ha presentato personalmente le dimissioni dalla carica di consigliere comunale assunte immediatamente al protocollo dell'ente con nota 29889 del 49 2024, dato atto che a norma dell'articolo 8 del, del comma 8 dell'articolo 38 del 2 il 267 del 2000, le dimissioni presentate ed immediatamente assunte al protocollo del Comune sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci, che il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve provvedere alla surroga del consigliere dimissionario, considerato che secondo quanto dispone il primo comma dell'articolo 45 del 2, il 267 del 2000, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue, segue immediatamente l'ultimo eletto, Visto che nella lista rinasci Osimo, cui appartiene il consigliere di la persona che segue immediatamente l'ultimo eletto è il signor Francesco Sallustio, riscontrata la insussistenza di cause di ineligibilità e di incompatibilità nei confronti dello stesso, ha acquisito il seguente parere ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267-2000, parere favorevole di regolarità tecnica della dirigente ad interim Dipartimento Affari Generali Settore Segreteria Architetto Manuela Vecchietti. Apro la discussione su eh, la surroga del consigliere Cingolani con il signor Francesco Sallustio. Non ci sono prenotazioni da parte di consiglieri comunali per la discussione. Apro le dichiarazioni di voto Non ci sono richieste di dichiarazione di voto, apro la votazione. Longo Longo. Ah, eh, 11 votanti su 11 termina votazione chiudi il, eh, la surroga è avvenuta è stata votata per cui prego il consigliere Francesco Sallustio di prendere posto Allora... Bene, allora, il eh, prossimo punto, il punto numero 6, sarebbero le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2024-2029, sensi dell'articolo 46 del 2 il 267 del 2000. Però, eh, per la votazione. Ah, chiede la parola al sindaco Bene. Buonasera a tutti e un saluto ai consiglieri che si sono appena insediati. Eh, le linee programmatiche relative alla trattazione del prossimo punto sono un documento importantissimo per quanto riguarda per esempio eh, la formulazione del duplo, che è il documento unico programmatico e quindi a mio avviso trattandosi proprio di quello che è l'ossatura, lo scheletro del prossimo quinquennio, ritengo che sia opportuno la trattazione appunto di queste linee programmatiche con eh, l'intera maggioranza presente. Eh, purtroppo oggi sono assenti quattro consiglieri di maggioranza e quindi reputo che sia opportuno eh, sospendere a questo punto il Consiglio Comunale per dare la possibilità a tutta la maggioranza che eh, si esprime proprio con le linee programmatiche di poter intervenire. E poter eh, colloquiare con tutto il, il Consiglio su, queste, su questo documento importante. Per cui chiedo la sospensione del Consiglio Comunale. Direi il rinvio, Sindaco: il rinvio del, eh, del Consiglio Comunale che deve essere votato. Giusto? Allora metto a votazione il rinvio del Consiglio Comunale. Apro la votazione hanno ah, scusate. Votazione. Allora, eh, che mettiamo sospensione, sospensione. C'è proprio sospensione. Eh, sospensione. Rinvio seduta, rinvio seduta, rinvio seduta. Metto a votazione il rinvio della seduta, avvia votazione. Votazione avviata. 12 consiglieri su 12, la seduta è rinviata. Ringrazio il pubblico presente in sala, eh, davvero così sempre numeroso dall'inizio di questo mandato amministrativo eh, e fa molto piacere sinceramente vedere la partecipazione popolare eh, massiccia del, della cittadinanza eh, che segue il Consiglio Comunale anche eh, da remoto attraverso i nostri canali. Eh, video e audio, per cui saluto anche coloro che ringrazio coloro che sono collegati eh, in video eh, tramite PC, tramite altri eh, tablet eh, e quant'altro. E, e l'appuntamento è alla prossima seduta. Grazie.